I giovani, la cultura e il sindacato per una nuova Europa è stato il tema di un incontro dibattito promosso dalla CGIL Calabria che si è svolto alla presenza dei vertici del sindacato e di importanti rappresentanti internazionali nel Salone degli Specchi della provincia di Cosenza. La città dei Bruzzi non a caso, riconosciuta come città di tradizione europeista e meridionalista. L'obiettivo è stato quello di focalizzare l'attenzione sulla strada che il sindacato intende percorrere in vista della nuova fase che si appresta a vivere, essendo chiamato a dare vita alla stagione congressuale. È un rapporto stretto, tra l'altro noi abbiamo anche la fase congressuale e la prima azione del nostro documento congressuale è l'Europa, perché l'Europa è lo scenario dentro il quale si affrontano anche i problemi nazionali e quindi anche i problemi della crescita e del lavoro, di un lavoro dignitoso. E noi siamo in una fase nella quale l'Europa è sottoposta a critiche e attacchi duri da parte delle forze populiste e da parte delle forze nazionaliste in molti paesi d'Europa ed è molto presente anche in Italia e in Calabria. E quindi noi vogliamo lanciare questo allarme e impegnarci affinché l'Europa esca dalla recessione con una politica di espansione, guardi al sud del Mediterraneo europeo per dialogare con gli altri popoli ai fini dell'integrazione anche degli immigrati e soprattutto crei lavoro per i giovani. E quindi noi vogliamo mettere in campo tutte le forze per sconfiggere un'Europa burocratica e un'Europa che non dà speranze e costruire una nuova Europa. Nel corso della manifestazione si è svolta anche una seduta straordinaria aperta del comitato direttivo della CGIL regionale che ha dato il là all'avvio della fase congressuale dell'apertura sull'Europa. È un momento di verifica, è un momento di verifica del lavoro fatto e di progettazione del futuro, diciamo. Gli scenari, come sappiamo, sono completamente cambiati, la crisi ha stravolto ogni, come dire, certezza che avevamo in passato. Una volta una persona che aveva il lavoro aveva raggiunto, come dire, una situazione di che stava bene, diciamo, che stava lanciando una forma di dignità. Oggi anche avere il lavoro non sempre significa dignità, ma purtroppo da noi soprattutto manca il lavoro, diciamo, e quindi soprattutto da noi giù al mezzogiorno manca il lavoro e da qui appunto noi da questa situazione di crisi dobbiamo sapere analizzarla e bisogna ripartire. E questi saranno uno degli obiettivi e dei confronti che avremo nel congresso.